Ci auguriamo che l'ampia comunità ucraina in Italia si unisca nel fornire la verità della guerra russa in Europa. Cari giornalisti, come semplice cittadino ucraino, devo dire che sopravviviamo a questo periodo molto difficile in Ucraina. Le nostre cuore rompono quando noi vediamo come bambini nascono in rifugi antiaerei. Le madri sono costrette a mandare i loro figli alla guerra per difendere la nostra terra. Ringrazio tutti i difensori dell'Ucraina per la loro giorni e notti insonni di battaglia e a tutti i caduti memoria eterna. Gloria all'esercito ucraino e gloria all'Ucraina. Sì, grazie. Io, come già detto, ringraziamo il governo italiano per il sostegno già espresso e fornito in Ucraina, come il sostegno finanziario, tecnico-militare, anche la sua decisione di disconnettere la Russia dalla rete SWIFT. Quindi, per quanto riguarda il movimento tramite il corridoio umanitario, ringraziamo i nostri partner in tutta Europa di darci aiuto per le persone che vogliono lasciare l'Ucraina in questo momento e accoglierli in paesi europei. Adesso non ci sono i dati precisi, ma sappiamo che più di 100.000 ucraini già hanno lasciato il paese. E non sappiamo bene dove si trovano, in quali paesi si trovano loro adesso. È la decisione loro. Aspettiamo che le date saranno più chiari nei tempi brevi. Abbiamo buoni e ottimi rapporti amichevoli tra i due paesi. Abbiamo il contatto diretto e stretto tra i due presidenti. Apprezziamo il sostegno ancora d'Italia in questo difficile periodo. Non vediamo nessun problema in comunicazione.